Oltre a Lampugnani, diviene padrone del castello di Legnano e lo fortifica. Il castello, benché di proprietà dei Visconti, duchi di Milano, era all'alba del 1400 ampiamente contornato al di là del fossato da terreni che appartenevano alla famiglia dei nobili Crivelli, feudatari di Uboldo, di quella famiglia da cui un giorno era uscito Papa Urbano III. Ma anche nello stesso perimetro interno del fossato del castello, vi erano parecchi casolari o sedimi che erano ormai di proprietà dei Crivelli. Ad essi, certamente pervenuti in seguito ai loro imparentamenti coi Visconti. Fu anche per tale via che il Maffiolo, fratello dell'Odrado Lampugnani, avendo sposato una Crivelli, Giovanni, figlia di Galeotto, era già divenuto proprietario di alcuni terreni circostanti al castello. Poco più tardi, Odrado Lampugnani compra dal gruppo dei tre fratelli Rinaldo, Bernardo e Giorgio Crivelli, figli di Ludovico, detto Lodrisio, e l'atto notarile segna la vendita di lire 8.706, quindi compra un enorme lotto di terre site in una grande parte intorno al castello e nel suo perimetro, ma altre anche in territorio di San Vittore, di Cadegrate e di San Giorgio, per complessive pertiche 875. Vi facevano parte un mulino che trovasi sotto il castello in territorio di San Vittore, la grande distesa di campi e prati irrigui siti nel piano della piatta Valle dell'Olona, nonché le vigne sistemate sulla costa di San Giorgio. È noto che i vigneti abbondavano sulle lievi alture che ancora delineano la valle dell'Olona intorno a Legnano, mentre poco avanti essa si va spegnendo dolcemente nella pianura lombarda. Il documento informa anche dei diversi tipi d'uva coltivate, uva vernazzola, uva moscatella ed altre. Dà importanza alle vigne piantate d'uva novella, forse perché ciò assicurava per alcuni anni piantagioni prive di malattia. All'acquisto di una così grande tenuta, Lodrado non aveva neppur potuto essere presente di persona, perché correvano periodi gravi per il ducato. Come già dicemmo, aveva dovuto dare l'incarico delle pratiche d'acquisto all'amico e notaio dottor Pietro Lampugnano, figlio del fu Rizzardo, da non confondere con il dottore in legge Pietro, fratello dell'Odrado e figlio di Uberto. Brescia era stata conquistata dai Veneti comandati dal Carmagnola, acerrimo nemico dell'Odrado. Egli sentiva rimorso personale e doveva moltiplicare la sua attività per preparare la riscossa. Ma ad onta dell'approntamento, fatto di un forte corpo di 10.000 cavalli e 10.000 fanti, che fu lanciato nella primavera che seguì, Brescia rimase ai Veneti per 2 decenni ancora. I consorti Crivelli, venditori di tale proprietà, erano i fratelli Rinaldo, Bernardo e Giorgio Crivelli, del fu Ludovico detto Lodrisio, feudatari di Uboldo, e dimoranti abitualmente a Milano, in Porta Vercellina, nella parrocchia di San Pietro alla Vigna. È intuitivo supporre che essi vendessero tali loro proprietà ereditate dal padre, per poter addivenire alla divisione dopo la morte del fratello bulgaro. La loro genealogia è riportata da un grosso volume genealogico che trovasi nella biblioteca di Casa Ambigazzi in Legnano. L'esame delle coerenze indicate per i vari apprezzamenti fa notare che le pezze erano confinanti con gli altri beni degli altri fratelli e
e di altri consorti, il che è sintomo di una più lontana origine dei frazionamenti. Troviamo infatti fra i vicini Jacopo e Mafiolo Crivelli, fratelli, Bartolomeo Crivelli, Calvagno Crivelli, Valentina Crivelli, Ettore Crivelli, Albrizio e Ambrogio Crivelli, fratelli, Antonio Crivelli. Come si vede, una vera legione di consorti Crivelli aveva steso i suoi interessi in questa zona, non meno che a Parabiago e a Nerviano, come risulta da molte altre fonti. Il loro insediamento nella zona perdurerà attraverso i tempi e sino ai giorni nostri. In frattempo avverrà anche qualche incrocio con i Lampugnani. Una eventuale ricerca sui Crivelli potrebbe chiarire ulteriormente la cosa, ma essa ha le sue difficoltà per il notevole tempo che richiederebbe l'elaborazione preliminare dell'albero genealogico dei gruppi di cui si tratta. Ma essa ha le sue difficoltà per il notevole tempo che richiederebbe l'elaborazione preliminare dell'albero genealogico dei gruppi di cui si tratta. Ma ciò che per noi ha interesse è il fatto che Lodrado, con questo acquisto, fa il suo primo passo di circuizione del castello, pur essendo già possessore sin dal 1402 circa della casa Magna di Legnanello, come abbiamo visto. Il castello di Legnano, ossia la parte bella, di costruzione trecentesca, è dunque in questo momento sempre dei Visconti, signori di Milano, mentre una parte dei sedimi minori che lo attorniano è passata allo Lodrado Lampugnani e l'altra parte di sedimi è rimasta proprietà di Galvagno e di Valentina Crivelli, che vogliamo ritenere fratelli. La parte del Lodrado è certamente la maggiore, se si pensa che a lui è passato anche il vallo di fondo del castello e la stadera da 25 braccia. Tutto ciò indica chiaramente le intenzioni future del Lodrado sul castello e perché fra una decina d'anni, quando Filippo Maria Visconti sentirà una volta più di dover premiare Lodrado e gli assegnerà in dono e soldo il castello di Legnano. La parte che Filippo Maria potrà donare è il grande e severo fabbricato trecentesco, costruito da Ottone Visconti, che costituisce la prima metà dell'ala di Ponente. A Lodrado spetterà di prolungare, anzi di raddoppiare tale fabbricato, che si svolge da nord a sud, con un nuovo tratto di circa 30 metri, con vaste sale a soffitti e cassettoni e finestre a bifora, nel piano superiore, secondo l'elegante stile dell'epoca. E andò ad abitarvi, per quanto le sue intense occupazioni glielo permettevano. Egli aveva, in vero, da poco acquistata dai consorti Vismara per 900 fiorini la Domus Magna Legnanelli, come ripetutamente dicemmo, e pare che sua madre vi prendesse dimora. Nel 1421 acquistava ancora dagli stessi Vismara un altro pezzo di casa contiguo alla Domus Magna, con l'evidente intenzione di arrotondare il possesso. Ma quando nel 1426 egli fa il grande acquisto dei sedimi del castello e terreni circostanti della Domus Magna, resta il fratello Mafiolo, sposato a Giovanna Crivelli, e ne fa la propria sede, mentre Lodrado si sistema nel castello, che poi fortificherà nel 1445. Morto Lodrado nel 1460, lasciando erede ed esecutore testamentario il nipote Giovanni Andrea, figlio del Mafiolo anzidetto,
quegli prende possesso del castello. Vivevano in tal momento due abbiatici dell'Oldrado, ambedue di età minore, Giovanna Antonio e Oldrado, figli di Marco, ed è ancora mistero il perché Oldrado, che tanto ci teneva a che il castello avesse a restare in possesso dei suoi discendenti diretti maschi, li abbia completamente trascurati, favorendo invece il Giovanni Andrea, se colui convivente è al servizio suo, come si esprime nel testamento stesso. Nessuna menzione agli abbiatici né al Marco, suo figlio, sebbene figlio spurio, è fatta nel testamento del 7 gennaio del 1460. Ciò ci è assai oscuro.